Caspita, che strana! Che cosa mi è successo? Sembriamo fatte di budino, guarda! Budino, budino, budino! Mi spieghi come funziona questo specchio, papà? Beh, è semplicissimo. Ricordando che il fuoco di una parabola di equazione y uguale a x al quadrato più bx... È una specie di magia! Esatto, una specie di magia. Guarda che buffo! Sono tutto appiattito! Mi si è allungato il collo, sembro una giraffa! Questo specchio invece mi sembra normalissimo. Ma papà, dove è andato a finire il tuo grosso pancione? Pancione quale? Arriva mamma coniglio con i suoi due gemellini, Rosy e Robby. Ecco la mia sorellina. Ciao, come stai? Benissimo, grazie cara. Non posso fermarmi troppo a parlare, però ho dei clienti nella tenda. Gli specchi sono fantastici, vero papà Pig? Perbacco, io vedo due signorine coniglio. Cosa intende dire? Vedo la sua immagine riflessa, ma non vedo nessuno specchio. È proprio una magia. Ma papà, cosa dici? Quelle sono la signorina coniglio e mamma coniglio, non vedi? Davvero? In effetti, noi due ci assomigliamo parecchio. Certo, in fondo noi siamo sorelle. Eccomi, sono sicura che in questo cesto troverete qualcosa di adatto. Peppa trova un cappello a cilindro. Danny Cane trova dei pantaloncini a pois e dei baffi finti. Pedro trova un costume da pagliaccio. Qualcuno vuole essere truccato? Io, grazie! Voi che artisti del circo volete fare? A me piacerebbe fare il pagliaccio. Per fare il pagliaccio ti occorre un costume da pagliaccio. Va bene, allora il pagliaccio lo farai tu. Io invece voglio fare il sollevatore di pesi. Va bene, Danny, farai il sollevatore di pesi. E io voglio fare il giocoliere. Ma il giocoliere volevo farlo io. Brava! D'accordo. Il giocoliere lo farai tu. Nonno Pig, purtroppo a me non è rimasto niente da fare. Come no? Tu puoi fare il direttore del circo. Hai anche il cappello a cilindro. E che cosa fa il direttore del circo? Il direttore del circo comanda su tutti. Evviva! Allora io sarò il direttore del circo. E che cosa devo fare? Devi dire: benvenuti nel mio mirabolante circo. Vedrete imprese impossibili, super straordinarie e meravigliose di questi artisti abili e coraggiosi. Siete benvenuti nel mio circo. Vedrete cose mirabolanti. Gli ospiti del ricevimento sono arrivati. Buongiorno a tutti, vi abbiamo preparato una sorpresa. Il tendone ospita un circo. Fantastico circo! Per cominciare, sono orgogliosa di presentarvi la terrificante Candy Gatto! Grrr! E adesso ammirate George, Richard ed Edmond in sella ai loro tricicli! Si gioca così, basta metterli in fila. Ci si allontana un po', più o meno qui, e poi si tenta di colpirli con la palla e di buttarli giù tutti. Comincio io! Evviva! Peppa ha buttato giù due birilli. Adesso tocca a me! Ti avverto che è molto difficile, Susie. Secondo me tu non riesci a buttarne giù neanche uno. Susie ha buttato giù tutti e tre i birilli. Evviva! Ottimo tiro! George, adesso tocca a te! Dato che George è più piccolo, può tirare da più vicino. Oh! George, forse sei troppo piccolo per il gioco dei birilli. A George non piace essere il più piccolo. Passiamo a un altro gioco, il baseball. Peppa, tu tiri la palla e George la colpisce con la mazza. Ma se qualcuno prende la palla, George è eliminato. Va bene. L'ho presa! George è eliminato. È un po' troppo piccolo anche per il baseball. Devi soltanto esercitarti un po', George. Stai a vedere.
Povero me, vado a vedere cosa ho combinato. Salve, signore. Possiamo riavere la nostra palla, per favore? Sì, ma siete pregati di prestare più attenzione la prossima volta. Giusto, mamma Pig. Scusa, mamma Pig. Ecco che arriva Danny Cane. Che fate di bello? Stiamo giocando a baseball. Il mio papà è uno dei migliori battitori di tutto il mondo. È riuscito a far arrivare la pallina fin dentro casa. Bravo, posso giocare anche io a baseball con voi? Forse è ora di provare un altro gioco da giardino. Per esempio? Il ballo del limbo! Perbacco! È stato un finale molto emozionante! Che fortuna avervi assistito, telespettatori! Visto? È finita! È una giornata splendida! Dovreste andare tutti fuori a giocare! Sì, va bene, nonna Pig. Allora... a che cosa volete giocare? George vuole giocare alla corsa delle macchine. Ho un'idea. Costruiamo una macchina da corsa per George. Ma tu la sai costruire una macchina da corsa, papino caro? No, ma nonno Pig ne è capace. Cosa? Va bene. Costruirò una macchina da corsa per George. Questo è il capanno degli attrezzi dove nonno Pig costruisce le cose. Vediamo che cosa abbiamo qui. Ah, una vecchia carrozzina. George non è più un neonato, è cresciuto. Ci servono soltanto le ruote della carrozzina, Peppa. Oh! Questo può fare da cofano. E questo può essere il sedile. Qual è il tuo numero preferito, George? Il numero preferito di George è 2. Oh, oh, questa sarà una macchina da corsa super veloce. Però non deve andare troppo veloce, nonnino caro, perché George è ancora piccolo. Non ti preoccupare, Peppa. Questa sarà una macchina a pedali, non una macchina a motore. Ah! Poi montiamo il volante. E adesso mancano solamente gli occhiali da corsa e il casco. Ecco a voi la macchina da corsa di George! Arrivano Danny Cane, Zoe Zebra e Pedro Pony. Ciao a tutti, amici! Guardate la nuova macchina da corsa di George! Che bella! Ti sfido a gareggiare! Anche io! Un grosso lupo apparirà, grida forte ha! Ecco l'area picnic! Scendere dalla barca! Molte grazie, nonno coniglio! Papà Pig sta ancora aspettando di attraversare il fiume. Buongiorno, signor Pig! Ecco la famiglia Lupo. Come mai da queste parti? Siamo venuti per un picnic. Volete unirvi a noi? Sì, ci piacerebbe, signor Pig! Ah, vedo altri passeggeri! Prima le donne e i piccoli, prego! No, fermi! Siamo al completo, signori! Oh! Li porto dall'altra parte e torno subito! Ciao, a dopo! Dai, dai, rema, dai, lungo il fiume vai! Se un grosso lupo apparirà, grida forte! Ciao, Peppa! Ciao, ciao, Wendy! Facciamo il picnic con voi! Che bello! Ma non vedo Papà Pig! È dall'altra parte! Col signor Lupo! Comincio ad avere un certo appetito! Niente paura, c'è cibo in abbondanza! Tutti a bordo! No, fermo, signor Lupo! Non c'è posto per lei, mi dispiace! Oh, peccato! Mi è venuta un'idea! Lei aspetti qui, nonno coniglio! Noi andiamo dall'altra parte! Perfetto! Ho bisogno di un po' di riposo! Il signor Lupo e il signor Pig attraversano insieme il fiume. Io sono sempre più affamato. Evviva! Siamo arrivati! Finalmente, papino! Dove hai messo il cestino? Oh. Nonno Coniglio sta aspettando con il cestino. Ho dimenticato il cestino! Niente cibo, niente picnic, papà Pig! Ha proprio ragione! E io che cosa faccio, nonno coniglio? Mi dispiace, non c'è posto, papà Pig. Torno subito a riprenderla. Permesso!
C'è nessuno in casa! Guardate quante cose di lusso ci sono qui! Attenti, non toccate niente! Oh! Che casa enorme! Quante stanze per giocare a pallone ci sono in questo palazzo! Dove si è nascosta la regina? Regina! Regina! Dove si è nascosta? Buongiorno! Mi scusi, ha visto la regina per caso? La regina è una vecchia signora che porta una corona sulla testa. Sono io la regina. La signorina coniglio è svenuta di nuovo. Buongiorno, signora regina. Perché non ha una corona sulla testa? Non la indosso spesso perché è molto pesante. È vero che comanda tutto il mondo? Non esattamente. Lei ordina alle persone cosa devono fare? Qualche volta. Lei è capace anche di far sparire le maestre. Oh, quante domande fate! I piccoli erano felicissimi all'idea di incontrarvi, maestà. E io sono felice di incontrare voi. E ora, per la signorina coniglio, la medaglia. Oh! Questo è il riconoscimento reale per il suo lavoro. Vi ringrazio. Continui a lavorare così. 3 volte urrà per la signorina coniglio. E pip! Urrà! E pip! Urrà! Ip, ip, ip. Urrà! E ora il rinfresco. Tutti in giardino. Ha un giardino bellissimo e poi è così grande, maestà. Lei viene sempre a giocare qui. Purtroppo io non ho molto tempo per giocare, caro. Che peccato. Oh, cielo! Una pozzanghera di fango. Non importa, possiamo girarci intorno. Ma no! Non si deve girare intorno a una pozzanghera di fango. Ah, no? No, bisogna saltarci dentro. Vuoi dire che io e Susie eravamo già amiche a quel tempo? Certo, tu e Susie siete sempre state buone amiche. Tanto tempo fa, io e Susie ci divertivamo già a saltare nelle pozzanghere. Ma no, Peppa, eravate troppo piccole. Non sapevate ancora camminare. Peccato. E allora cosa facevamo? Piangevate? Facevate i ruttini? E ridevate? Eravamo solo neonate. La piccola Susie e la piccola Peppa. Gugu gaga, gugu gaga. Dopo un po' avete iniziato a camminare. E George dov'era? Nella mia pancia, non era ancora nato. Sì, eri dentro il mio pancione, George. Anche tu hai un bel pancione, papino mio. Non ci sarà mica un neonato lì dentro. No, Peppa. Questo bel pancione è un ammasso di muscoli. E poi è nato George. Gugu caca! E i nonni gli hanno fatto un regalo molto speciale. Indovina un po' cos'era? Il signor dinosauro! Proprio così! E tu e Susie non facevate altro che correre in giro e saltare. Poi, un bel giorno, tu hai trovato una cosa meravigliosa. Mamma pozzanghia! Peppa, se vuoi saltare nelle pozzanghere, devi indossare gli stivaletti di gomma.